Un libro sul comodino di Ambra Garavaglia. Chissà quanti hanno ingaggiato con lei qualche seriosa battaglia per imbarcare bagagli troppo pesanti oppure per passare con documenti sgualciti, scaduti o addirittura mancanti. E Ambra, professionale e impassibile, ha retto il colpo. Riversando tutto nel suo social diario. Tantissimi tweet che strappano un sorriso o una risata. Prima fra tutti la frase ricorrente, fai lo stesso di terra? Chissà come ti divertirai a volare in giro per il mondo e... Tutto è nato per caso qualche anno fa, ha raccontato all'ANSA Ambra Garavaglia, dato che ho un'ottima memoria e a fine turno scrivevo i dialoghi surreali che a volte avevo con i passeggeri. Finché un giorno non mi ha intervistata il trio Medusa. Da lì hanno cominciato a conoscermi e ad apprezzarmi più persone. Sono stata anche chiamata dal direttore dell'azienda per cui lavoro, la Airport Handling, cosa che all'inizio mi aveva molto spaventato. E invece mi hanno apprezzato anche loro, prosegue la Garavaglia, forse perché i miei tuve sono educati, rispettosi e faccio sempre molta attenzione a non rendere le persone riconoscibili. Non voglio prendere in giro nessuno ma soltanto raccontare la quotidianità un po' folle di un grande aeroporto. Come è nata l'idea del libro? È stata di Alessandro Lesa, Trabassi, social media manager che ha visto la potenzialità dei miei tweet, quando io non ci credevo proprio. È assieme a Francesco Menghini del blog dedicato agli italiani all'estero Made in Italy abbiamo realizzato il libro, che è stato illustrato dalle bellissime vignette di Loris Cazzamali e a una prefazione di Giovanni Vernia, di cui sono stata molto onorata. Photo credit, Twitter e Facebook Ambra Garavaglia.